Come state? Allora, io mi sono appena svegliato, infatti potete vedere che faccia da poponcio che ho. Devo anche rifare le sopracciglia, una cosa terribile. Praticamente cosa c'è oggi? Oggi c'è il contest I Ruleggi dei Caraibi. È il contest cosplay di fine estate che organizza appunto il gruppo dei Ruleggi dei Caraibi al giardino pubblico. E io sono super emozionato perché? Perché parteciperò anch'io quest'anno. Quest'anno ci sarò anch'io dopo. Perché io ho partecipato alla prima edizione 3 anni fa e ho vinto come miglior personaggio femminile. Poi l'anno scorso non ho partecipato, ma sono andato comunque in drag, e quest'anno ho deciso, o meglio, mi hanno incastrato e mi hanno fatto iscrivere. No, sei bellissima, sei bellissima, sei bellissima, devi iscriverti, vieni, iscriviti, iscriviti. Sono iscritto. Faccio una premessa. Io ho avvisato gli organizzatori, ho avvisato tutti. Io non faccio più cosplay, non faccio cosplay da un po' di tempo, ma sono una drag queen, quindi è un'altra cosa. Però hanno detto va benissimo lo stesso, va benissimo lo stesso, non c'è alcun problema, ok. Quindi ho detto, boh, vabbè, insomma, proviamo, va bene lo stesso. Quindi io quest'anno ci parte... Quest scusate, io quest'anno partecipo. Non come cosplayer, ma come drag queen. Quindi porterò Rose Victor Grey ad una gara cosplay. Io sono felicissimo, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Come ho già scritto su Facebook, io lo faccio per divertimento, per mettermi in gioco, anche perché è tanto tempo che non partecipo a un concorso, quindi non vedo l'ora. Cioè, poi le male lingue ci sono sempre. Chi se ne... Cioè, alla fin fine... Non è un problema. C'è caffè? Non mi faccio un caffè perché sto morendo. Nella vita c'è di peggio. Quindi, non sicuro. Cioè, io penso che mi vestirò direttamente a casa. Sì, là ci sono i camerini, però penso mi vestirò direttamente. Mi trucco, mi vestirò qua. Cioè, fate conto che noi dobbiamo essere lì entro mezzogiorno per fare per dire che ci siamo, non so come si dice, la contro... Boh, vabbè, adesso. Mi messa lì entro mezzogiorno per dare la conferma, insomma, che ci siamo, eccetera. E devo ancora farmi la doccia, togliermi la barba, farmi le sopracciglia, depilarmi la scende, come dire. Truccarmi, vestirmi. Penso che porterò uno zainetto dietro con, insomma, col cambio. Sì. Ci sarà un outfit abbastanza nudo. Praticamente devo fare ancora tutte queste cose, non ho fatto ancora nulla. Tanto ormai il video avrete già... No. Tanto avrete già visto l'esibizione dopo che caricherò questo video. Che belli i viaggi. Adoro i viaggi temporali su YouTube, cioè della serie, vabbè. Porterò farò l'esibizione. Porterò una canzone di Lady Gaga, The Queen, che vabbè, è sempre stato uno dei... Ho sempre voluto portare questa canzone. E oggi la porto. Farò tipo una sottospecie di concertino, nulla di eclatante. Però vabbè, l'abito farà tutto. Cioè, l'abito farà tutto da sé. Cioè, è un abito che ho già proposto più volte. Ma secondo me ci stava la grande in questo contesto. E con questa canzone. Quindi, secondo me, power. Niente, ragazzi, mi sono fatto il caffè. E niente. C'è un cagaio completo. Ah! Ho fatto anche l'unghiette. Ho fatto anche l'unghiette. Fanno un po' schifo.
Però pensavo peggio, qua mi si è già saltata una pietruzza mentre dormivo. Vuoi qualche Sono caffè? pronta. Sono pronta e niente, mi manca ancora. Boh, devo mettermi le scarpe, inforcinarmi un po' la parrucca e sono pronta per scendere. Allora, noi ci vediamo giù nel posto della gara e noi ci vediamo più Sono tardi. qui, Ciao! e fra un po' inizierà il contest e non vedo l'ora, sono super emozionata, anche perché ripeto, dopo 3 anni che non partecipo ad una gara, sono iper emozionata. Porterò, come ho già detto, The Queen di Lady Gaga, farò una sottospecie di concerto e non vedo l'ora veramente. Sono già tutta acconciata, vestita e fra un po' inizierà tutto ciò. Io farò registrare il video, ci vediamo più tardi. Ciao! Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. He said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, the chemical, physical kryptonite. Fenomenale, originale. Segnalo a Giulia che questo è il primo originale di oggi, quindi concorre come miglior originale. Grazie ancora Rosa. Allora, ho appena finito di fare lo spettacolo, è andato tutto alla grande, sono tipo super felice perché alla gente è piaciuto e io mi sono divertita alla grande, veramente. Ringrazio tutte le persone che hanno applaudito, che c'erano, che sono venute a vedermi e quindi niente, io vi mando un grandissimo bacione, un forte abbraccio. Fra un po' speriamo ci sarà il responso, vedremo com'è andata e niente, ci vediamo fra un po'. Nel video comunque vi metterò un piccolo frammento dello spettacolo, ovviamente non tutto integrale perché ovviamente ci sono problemi di copyright, eccetera. The champions, my friend, and we'll keep on fighting till Ragazzi, allora, sono tipo felice. Tienimi un attimo i soldini.
sono felicissima perché, ok, non potevo crederci, ho vinto il premio per il miglior personaggio originale. Questo è il premio, io sono tipo felicissima perché non ci potevo credere, io ormai non do più nulla per scontato e per quello mi ha fatto piacere, a parte che mi stavo per commuovere, quindi potete immaginare quanto era l'emozione. Non nascondo che, vabbè, io così in drag mi piaccio tantissimo, però nel vincere un premio non ci avrei mai, non avrei mai pensato. Scusate, sono tipo stanchissima, mi sto impappinando alla grande. Niente, io vi saluto, vi mando un grandissimo bacione, un forte abbraccio, ringrazio tutti gli organizzatori dei Rulleggi dei Caraibi e niente, tutte le persone che mi sono state vicino, saluto veramente le persone che sono venute, saluto Draconia, Anna Barbarino, Gabri, Michela ed Emanuele, che sono venuti qui, mi hanno supportato e non so come ringraziarli, veramente non me l'aspettavo. Vabbè, chiudo qua il video perché sennò viene una cosa tipo lunghissima. Vi mando un grandissimo bacione, un forte abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video, ciao, grazie.